Buongiorno ragazzi. Mattina un po' freschina. Un po' di ghiaccetto c'è giù. Oggi giro delle 3B. Bolettone. Boletto. Bondella. Siamo un po' limitati coi giri perché comunque il clima e le intemperie ci hanno un po' limitato nei tour, nei trail. Quindi per forza di cose siamo un po' limitati. Chiediamo scusa. Allora Luca, bici nuova, tutto a posto. Bici seminuova. Seminuova. Anzi, il consiglio che vi do è cambiate tutti i pezzi appena si rovina. No, cambiate tutta la bici. Tutta la bici, appena tutta la bici. Secondo me ci sono le gomme consumate, cambiate la bicicletta. Comunque oggi fa più freddo, c'è meno fango. Ieri già. È più duro, è rimasto duro, sì. Meno male. Ho rotto anche le scarpe l'altra volta. Almeno le cambiate, cazzo. No, c'è ancora questo. Finché non c'è via via la suola. Sì, ma io sto facendo lo stesso. Vado via qui con le nuove. Ma io ho messo queste perché le altre ho preso su una pozza col Simone. Avevo i piedi fradici. Sai che io ho preso queste calze economiche invernali. Un Gore-Tex, non entro un cazzo. Chiuse. Ma siete stra-attrezzati. Sì. La banana. Sai che mi mangio una barretta? Farina e salame? Adesso un minimo di rifocillata e poi si parte, dai. A dopo, raga. E comunque ancora alta è la paglia. Se diciamo che d'inverno se non sei gommato un uovo dietro è dura. Cacchio, ma pensavo più stesa, più caduta giù. Invece non molla niente. Sai perché? Perché qua è esposto al sole. E comunque paura che dietro quel dosso là sarà un disastro, Sei dentro fino a bocca. Sì, no, che fioccata di là, puttana. Sì, l'ho detto prima, cazzo. Peccato che non è la giornata di ieri. L'aria è bella fredda. Sì. Ieri era uno spettacolo, cazzarola. Non è che stanno facendo molto. Che cosa? Che ancora non fa freddo, vedrai. Sono le calze termiche, però tipo 2 euro 10 paia. Sono termiche quando le metti sulla stufa, capito? No, tecniche davanti al camino. Sì. Davanti al camino tengo un caldo. 3,40 euro al paio. Ah. 3,40 euro al paio, no. A calcolo fatto sì, 3,40 al paio. No, comunque, se ti capita che verrai su sicuramente, con l'erba bagnata o che c'è la neve... Ti ricordi Mariano quella volta là con i piedi zuppi a venire giù dall'asfalto? Ma cosa fai? Puttana che freddo, ragazzi. Ma dove scendere di qua? No. Ma qua va? Le scarpette sono tipo quelle... Qua, cazzo, c'è l'erba alta così. Vabbè. Andiamo? Sì, no, ma ce la fai però. Oh, che Claudio scappa, eh! Com'è croccante! Croccante! Cosa fai? Zig zag! Bravo Claudio!
Adesso vediamo le due bestie come vengono giù. Bravi ragazzi! Secondo me è ora di ricominciare a riprovarlo di là però. Di qui? Secondo me sì. No, oddio. Ma a parte che cioè cambia poco. Qua inizia a scavarsi parecchio. Sì, sì, entro proprio la fossa da motocross. Comunque le gomme tengono bene. Non ci sono cazzi, cioè. Ragazzi, ormai. Quando la gomma anche, sai cos'è? Inizia a invecchiare. Non ha più la stessa. L'ha messa l'altro ieri. No, lo so, ma quelle di prima. Ah, sì. Mica qua spari l'ira di Dio, Porco Dio! Ma se stai dietro, Madonna! Ti riempi la GoPro adesso, cazzo! No, bisogna stare 10 metri uno dall'altro! Minchia, guardalo qua! Da là. Oh, ma ragazzi, sarà. Non lo so. 45% di pendenza! Oggi si vede bene, cazzo! Porco cane. E adesso c'è l'altro punto sopravvivenza che anche lì non scherza, però è meno pendente. Cos'è? Meno così, anch'io voglio sposare questa filosofia. Non preso male. Ah, lì devi farlo slanciato, L'ho preso male. Di slancio. È troppo gonfio, non riesco a abituarmi, cazzo. Ah. Ciao Bruno! Sono Riccardo! Adesso passo dove passa Luca. Sì. Sì, in effetti è più a gobboni e vai via. Sì, diciamo che a volte prendi male quella forca lì e non è bello. Sì. Guarda. E tanto ormai fango più, fango meno. Claudio ha sbagliato. Ok. Ci vediamo all'imbocco del boletto. Ok, dai, allora direzione Baita Fabrizi, rifugio Boletto, occhio al cane.
è agitato, è agitato. Io farei questo per tanto boia se viene su, ragazzi. Antonio! Aspetta, mi dice che è qua. Dobbiamo andare di là. No, io ho capito il caso da fare. Iniziate lì. Io non è che c'ho tanto, c'ho taglio, cazzo. Io cazzo ho due. Ciao, andiamo al punto quello difficile. Al taglione. Andiamo al taglione. Questo bello, cazzo. Bello, eh? Io... questo lo faccio rotolare. Aspetta. Bello! Occhio qua dove c'è il salto, eh! Bravo Mariano! Sì, segui le impronte, Luca! Bella! Oh, sti che tappone! Sì! Mi stavi filmando! Non mi hai filmato fino adesso, non sono caduto! Però è stata bella, eh! L'hai fatta bene, figa! Dovevo spostare un po' la tua... Cioè, c'era lo stile anche nel cadere? Eh? C'era stile anche nel cadere? Sì, sì! Sai che tu le cose le fai o bene, non sai farle male le cose. Cazzo, l'altra volta il buio l'ho fatta bene. Vai Klaus, sai cos'è che mi ha sbagliato? Bisogna stare dentro nel canale. Ma io non lo vedo il canale. Quello. Vedi così. Bravo Klaus. Non guardare come la faceva lui, cazzo. ho provato a farla come l'avete fatta voi. Decisamente non mi è venuta. Allora, questo è l'incrocio di Prato Pollino, noi andiamo dritti. E adesso si troverà un più avanti un sentiero che sale e bisogna prendere coli. Però bisogna stare attenti perché è molto piccolo e non si vede. No, avanti. È un sentierino, Mariano.
qua si sale. Cambia Luca, cambia. Ci sei Luca? Aspetta, aspettiamo Luca. Mica che caldo. Oh, mi metto come bello questo, possiamo andare a fare con la pasta lì. Per me questa è divertente. Si sono pulite le ruote, va. Si sono pulite le gomme anche. Luca, tutto ok? Sì, sì, è qua. Non l'ho mai fatta, non la conosco. Ah, è tremenda, eh! Poi tutta di taglio così! Più che altro non sai le curve, ma sì. Quando sei su al punto panoramico, ti ricordi su un altro? Sì. Dove avevi sbregato la forcella? Sì! Ma questo è l'altro il bivio? Scendi a destra e vieni giù da qua. Bella! Vieni giù di lì! Ma è sassi brutti, eh! Però è quella che gli avevo detto lui di fare adesso senza fare quel pezzo qua. Sì. Mariano è in sciopero. No, no, per l'amor di Dio. Bene, cavoli. Era una foglia unica. Adesso lascialo andare, Luca. Molto bella, bella, eh? Bellissima. No, bella, mi piace. Bella. Questa, no, occhio al legno, Claudio. Aspetta, Claudio, se ne sono scambi. Questa se è pulita. È una figata. È tosta, I salti lì c'è figata. Sì. Adesso c'è uno nuovo, Vediamo dove. Io ho visto, ma io ho pegato. Oh, non c'è mai più da fuori, eh? È questo? Oh. Fatto! Dai Claudio, un po' di birra! Se no... Prendiamo un po' di birra! Sì! E del cazzo è? Bello!
Figata! No! Oh. Vedete, andiamo subito giù! Bella! È brutta questa! Bella, Luca! Oh, terrei questo ogni domenica! Una delle migliori! Cazzo! Secondo me questa la Caprioli se la caga! Sì. Ma adesso se vai giù di lì! Poi quando la è dura, eh! Quando la conosci, vai! Sai che è la prima volta che, la fai che riesco a fare l'ultimo saltone con lo bastardo di sasso. Ho seguito Meto. No, lui, cioè te, lui e io. Quando tu ne hai uno davanti, sì, che ti fa la... ma avevo Simone l'altra volta, non sono riuscito. Ma questo qua. Sai l'ultimo, hop, che va giù così. Sì, ma è la testa. Perché sì, 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 lasciarla andare. Comunque... questa di qua l'abbiamo fatta domenica, minchia, fa cagare. No, l'abbiamo fatta con Simone. Andiamo su, facciamo quella lunga. Facciamo la Pinera, dai. Va bene, se ce la tanto la Pinera scendiamo piano. Dai. Da quanto dobbiamo salire? Perché io sono a metà batteria. No, madonna. Così almeno che ora sono? Siamo tutti a metà. Le 10:30. E dai, allunghiamo. Comunque dai. Questa la devi conoscere, perché se non la conosci rischi di farti male. Sì, sì. Ma però hai visto che bello quel salto là che ha messo? Porco Dio! L'unica cosa è che non è l'alternativa, lo devi fare. Eh sì. Ma cazzo, non me l'aspettavo. Bello, bello, bello. Ma che ci arrivi più veloce, bello. Quando lo fai non te ne accorgi, ma io ho visto voi davanti. Allora, salti, col buio. Cioè, guarda dove arriva, La usi tutta, Mica, va la forcella davanti. Tutta, la usi. Così va bene. Io devo dargli una pompata. La partenza. Questo è un fuori programma, Vediamo se è pulita o no. Quella. Questa è bella sporchetta. Sì. Vediamo qua dove si passa. Olla! Minchia Mariano, porco Diaz! Ci hai lasciato due etti di cambio lì! No, il motore! Porco due! Porco due! Che grattugiata! Ci sei Luca? No, la piastra questo. Ci mettete una cannellata ragazzi che... C'è la piastra? Sì, sì. Però è grattato, non so... Ah no, forse è la piastra. Sì, è grattato. Prende tutto il motore sotto. È grattata e... Ah, sì, sì. E sarà anche gibollata. Meno male che è quella. Era plastica, te la tirava via.
Mi sei impuntata nel legno. Mi sei impuntata dove sei. Devi tenere schiacciato l'allarme. Però siccome adesso non c'è connessione non parte, quindi mi partirà a metà, ma non riesco a toglierlo. No, io da qua tenevi schiacciato. Ma non è partito perché non c'è connessione. Qua dice incidente rilevato. Spegni il telefono. No, c'è tutto attaccato. Che cazzo. Oh, se mi suona mi fermo. Esatto. Al mio di solito quando suona qualcuno, tengo schiacciato. No, avvisa mia sorella che si caga addosso. Tengo quindi schiacciato e allora, mi ferma. Appena suona, se suona ci fermiamo subito. Esatto. Lo so, solo che è una rottura di coglioni. Mica, Luca, ci penso io a tua sorella. Quindi è che amico. Vabbè, un amico è un amico, cazzo. Mica, mi sei impuntata sul legno, porca puttana. Io sono rimasto in piedi, ma la bici è caduta. Ah. Io contatto. Vai. Go! A proposito, non lasciarvi il numero di un paio di voi. Sì. Ma non l'hai già fatto vedere. Non ho capito un cazzo, ma forse è meglio. Adesso, ma l'hai già fatto vedere il numero. Ma sul mio telefono. Ma qua è ancora giù quella roba là. Mamma mia. L'ho dimenticata, cazzo. Qua bisogna scavallare, Mariana, è l'unica. Qua è l'unica. Sì. Non ci passi. No, non ci passi. Guarda già. Io le cose che posso sfruttare devo sfruttare. Ora se ci aiutavamo era meglio, cara. Esatto. Adesso ti aiuto io, Luca. Sì, l'ho detto per quello. Allora ci aiutiamo, io ti tengo la bici, tu aiuta lui. Un secondo, se la messo in spalla, ho detto no. Ma cazzo fai, queste sono 24 kg di roba in spalla. Qui alla solita raffiata di coglioni. 25 kg. Sono abituato male allora io. O bene. Minchia, quella lì. Togli la batteria, pesa come la tua. 19 kg la danno, 19 qualcosa. Sì, sì. E io ho tirato su quella lì. 5 kg li senti. Quella. Saranno 5 kg in più. 26 kg. No, 25 e qualcosa. La danno 25 e mezzo, sì. Però senza pedali, senza fango. Sti pedali ancora non li hai cambiati, cazzo. Se non me li dà, cazzo, cioè. No! Ce ne scendiamo piano tranquillo. Questa è rimasta molto wild. Vuol dire che se tutta la cancelliamo. Esatto. Mi sembra degli scemi. Ma quando l'abbiamo fatta io e te l'altra volta non era male però. Sai perché? Perché stiamo andando troppo piano. Allora senti tutti gli ostacoli. Ma è anche forte. Oh, è proprio sentata. Sì. Comunque quando la fai forte non vedi tutto. Esatto. Che scappa, Claudio? No, oh, la cinghiale! No, non c'è più! Ma ci l'ho fatto io? Sì. Occhio. Testa o croce? Oh, no.
Qua altra variante, cosa? Allora non c'è più. L'avrà mangiato le faine. Magari sono voluto accertare i cacciatori e l'hanno beccato. Eh sì. E vabbè, era lì morto, praticamente. Era morto, era così. Ah, boh. Non vado a chiederglielo. Questi sono passaggi ganzi, eh! Gli manca un pelo di manutenzione. Da pulire questa è lunga, Poi ci vuole una settimana. Sì? Ma che stella! Hai visto? Sì. Occhio qua che sei dentro nel canale. Aspetta Klaus, aspetta. Sei inchiodato. Klaus si è inchiodato e ne ho approfittato. Madonna! Comunque faccio più fatica ad andare giù così che quando avevamo fatto la volta la a palla di fuoco. Io anche, ma
Minchia, oh, mi fa male anche le mani. Ci hanno rimproverato. Ci hanno sgridato. Ma come cazzo fai a farla tutta seduto? Adesso mi sono seduto un po'. No, ma la sella è finta. C'è solo il tubo, cazzo. Sì. No, ma come cazzo fai? Io non riesco più. C'ho le gambe che mi fanno male. No, io sono andato. A me anche le mani. Beh, oggi ragazzi di roba brutta l'abbiamo. Sì. Minchia, sei massacrante. Ciao, vuoi andare giù da qua, Mariano? Che togli via il tornante, oh. Oh, però fa la lenta, non mi dispiace. Sì, perché così non si ammazza. Però... Occhio al sasso, quello in diagonale, perché sarà scivoloso, eh! Che l'altra volta mi ha castigato! Sì! Mi è partita davanti! Non lo so! Sì. Vediamo qua. Oh! Ustrega. No, ma è sotto, è Mariano. Qua. E giungono al traguardo. Bella raga. Claudio lava le gomme. Tanta roba. Ho giocato il jolly dell'anno. Perché? Porca Eva. Che se vai piano certe cose le salti quando vai. Io ce l'ho presa, mi è andata via davanti, dritto contro l'albero. Sì, l'hai abbracciato. 5 secondi, cazzo l'albero, cazzo non sono riuscito, sono stato dritto. Sì. Che jolly ragazzi. Sì, sono due cose diverse. Io mi diverto più l'albero, però... Non mi dispiace niente, tecnica. Allora, così va bene. Magari un pelo di più. Dai, non una roba esagerata. Sai cos'è? Che alcuni punti fanno la veloce, salti via e fai meno fatica. Dove lui è salito alto? Sì. Lì la facciamo a fuoco, non me ne ero mai accorto. Oggi sono scelto. Sì. Ma di qua se sali. Ah, questo qui sotto qua. Lì scusa, non è dove siete sbucati tu e Simone? Sì. Stavo dicendo, ci vuole tanto andare a prendere la bondella bassa. Devi andare su un bel pezzo, No, una ventina di minuti. Perché sarà qui adesso. Capito, invece che fare uno sterrato. Ma facciamo qua con la far prima, la BB? Non so, le tieni voi. Di massacrarmi tipo. Via! Direzione Fontana Massera. Opla!
Di là, ne? Destra, poi di sotto a sinistra. Su di qua. Porca boia. Questo è un animale d'arrampicata comunque. È un camoscio, cazzo. Più la fai arrampicare, più gode. Ok, giù. Sì, perché fa un rumore, cazzo, si infilano dentro, non si tolgono più. Comunque, quasi 23 km, sì. Però tutti... 23, 8, mi Tutti bastardi, eh! Basta, adesso tutto a spalle. Difesa? Sì. Siamo salvi, Luca. Siamo salvi, Luca. Devo usare il turno. Te l'ho detto, basta, adesso tutto. Non la ricordavo più, tutto anche discesa. L'altra volta me l'hai detto, cazzo. Tutto discesa fino a Piazza Boi. Fino a casa. Casa mia. Dopo devi dire quella a casa. No, io poi me ne vado solo al pieno, ci vado. Vabbè, però. Vedi che ce l'hai. Anche questa, raga, l'abbiamo portata a casa con successo. Mi raccomando, sempre like e iscrizione. Ciao ragazzuoli, alla prossima.